Ciao ragazzi, bentornati su Neo Questo Minute su Vlog TV. Vi faccio vedere un oggetto di scena vero e proprio che mi è arrivato dagli States tipo 3-4 giorni fa. Si chiama RGFX SteamPod ed è qualcosa di eccezionale per il vostro tavolo da gioco. E quindi ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Allora ragazzi, come funziona lo SteamPod? Lo SteamPod è praticamente un produttore di ghiaccio secco fatto per il tavolo da gioco, il che significa che non va a inumidire troppo il tavolo perché è talmente, diciamo, il pulviscolo è talmente sottile che non va a inumidire troppo il tavolo da gioco. In più, avete delle opzioni, insomma, qui sotto mettete l'acqua, praticamente che tra l'altro si vede, credo, perché... Sì, eccola qui, la vedete, l'ho inserita. Dall'altra parte si può comprare l'opzione della batteria litio e quindi poi potete caricare tranquillamente tramite cavetto USB, mini USB. Qui accendete e sostanzialmente funziona così. Una volta acceso emette due LED rossi e uno verde e fa il ghiaccio secco, quindi l'effetto fumo per il tavolo. Se premete un'altra volta, vi fa praticamente l'effetto geyser, potete metterlo sotto per esempio a Dwarven Forge piuttosto che altri dungeon, per cui praticamente dal buco vedete smette di lavorare e ogni 8 secondi e dopodiché riparte e quindi fa l'effetto geyser che si mette appunto nei pavimenti sotto tipo del lavico piuttosto che appunto mondi che hanno geyser. Adesso vi faccio vedere l'effetto che fa quando lo mettete in un ambiente e state giocando. Voi immaginate che state giocando a Warhammer 40.000 e avete il tavolo con la luce. Adesso chiaramente qua vedete la luce. Ecco, se fate così e fate in modo ovviamente di spegnere, adesso io ho tutto acceso, potrei anche provare a spegnere per esempio il ring LED per vedere se riesco a farvelo vedere un po' meglio. Chiaramente adesso l'iPhone cosa fa? Compensa le luci e quindi mi dà molta più luce di quella che è già in studio. Però quando voi avete uno studio, diciamo, in penombra e avete un po' di questi, vi fa già anche la luce rossa e verde e a questo punto avete già un po' di ambientazione. E dall'altra parte poi avete appunto il ghiaccio che esce, vedete, io dico che è spettacolare, c'è un'idea che mi è piaciuta un sacco, che alla fine ho voluto, immaginate per esempio, comunque dicevo che alla fine ho voluto insomma avere in studio perché mi sembrava veramente geniale, voi immaginate per esempio se avete Kill Team e l'ultima scatola di Kill Team è meravigliosa, ha tutto quanto l'industrial, voi lo mettete all'interno della campana industriale. Fate un buco semplicemente in alto e fate uscire fuori il fumo dalla ciminiera mentre giocate. È una cavolata, però costa tipo 35 dollari, quindi con il cambio e tutto, se scappate anche la dogana, perché a volte vi mettono tipo una tassa di 6 euro, ma alla fin fine, a me per esempio questa volta non me l'hanno messa, quindi ho speso tipo 30 euro in totale con la spedizione e avete questo affarino che veramente migliora, diciamo migliora la scena del tavolo da gioco. Si chiama SteamPod. RGFX lo potete trovare cercando questo appunto su internet, anche sul tubo avete un bel po' di dimostrazioni di come funziona perché non fanno solo questo, ne fanno di vari modelli anche più diciamo potenti e corposi, ovviamente più costosi. E questo è quanto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.